Fabrizio, allora, l'assenza di Ljubenović chiaramente è inutile sottolinearlo, pesa in maniera importante, però cosa ti porti di positivo da questo pomeriggio? Ma di positivo, le ragazze hanno vinto la partita, questo qui è un messaggio chiaro, l'hanno vinta sotto tutti i punti di vista, l'hanno vinta in settimana. Ok, perché cosa vuol dire hanno vinto in settimana? Perché comunque sia l'assenza in un campionato di A2. Avete visto che ci sono state tante partite rinviate, tante assenze, perché comunque sia nella sportività comunque ci sta il fatto che una partita venga rinviata. Noi abbiamo reputato che questa partita andasse affrontata con l'approccio giusto, l'approccio delle ragazze è stato eccezionale. Mi aspettavo sinceramente cioè l'amarico del fatto che comunque questa partita mi sarebbe piaciuta giocarla con Ana. Questo senza dubbio, perché il divario tra noi e loro non è questo e il Crema senz'altro ne ha saputo ben approfittare dell'assenza di Ana Ljubenović sotto tutti i punti di vista organizzativi e anche in campo. Visconti a parziale o completa discolpa di questo aspetto che sottolinea, ha detto noi abbiamo perso Iannucci che era un'altra nostra miglior giocatrice. Quindi sì, ha ragione, però la straniera ce l'avevano in campo. E allora, al di là di questo aspetto che lasciamo coi puntini di sospensione, ti chiedo, insomma... Noi siamo screanzati, comunque noi allenatori pretendiamo sempre di aver tutto, io con Visconti ci mancherebbe altro. Visconti è l'allenatore del Crema, io sono l'allenatore del San Salvatore, quindi ognuno porta l'acqua nel proprio mulino, però a prescindere da tutto, al di là di Crema, cioè, si parla tanto di miglioriamo questi aspetti per creare movimento e robe varie, ci sono un sacco di persone che parlano, poi alla fin fine quando bisogna essere pratici, come ad esempio prendersi la responsabilità di una situazione di questo tipo, perché comunque è bello che San Salvatore abbia una giocatrice in una nazionale slovena, questo è un fattore positivo, quindi noi oggi dobbiamo essere un giorno di festa, non doveva essere un giorno, ma è ugualmente un giorno di festa, ci mancherebbe altro, ho fatto una premessa, noi oggi abbiamo vinto la partita, non l'abbiamo persa. Senti, parlando invece della reazione, insomma, parlando anche di quello che è stato una settimana fa, come è stata, insomma, una settimana fa una partita negativa contro un avversario comunque molto forte, come state e come guardate al futuro, visto che comunque adesso iniziano ad arrivare anche avversari di un certo tipo? No, vabbè, gli avversari di certo tipo sono già arrivati, anche Crema è una squadra di tutto rispetto, la testimonianza è stata oggi, l'abbiamo giocata, con Vicenza purtroppo non c'è stato il sapore non è stata giocata, sotto tutti gli aspetti mentali, fisici, di un periodo senz'altro di non gran forma, perché ho due giocatrici importanti che non stanno bene, basta vedere gli scout nella media di un anno all'uso e guardare gli ultimi due scout. Si nota che però è stata grande perché comunque si riesce a stare in campo e riesce a dare qualcosa alle compagne. Quando arriverà il momento che anche lei è in grado di dare qualcosa anche a un punteggio, le cose cambiano. Ci sono altre defezioni, come una settimana ti manca una giocatrice, a prescindere da quello che sia, è difficile allenarsi in una realtà come la nostra, perché comunque non è che abbiamo chissà quante giocatrici, tutto è strutturato per far sì che tutto sia a posto, quando non è a posto nelle nostre realtà, come presumo anche in altre, diventa difficile allenarsi, però niente, il bilancio è assolutamente positivo. Visto che non, per chiudere, prima di salutarti, visto che hai nominato una singola come Ana Lusso, ti chiedo di un'altra ragazza, Giulia Ridolfi, cifre e tabellini, insomma, secondo me, insomma, secondo molti, non in linea con quello che ci si aspetterebbe. Come sta, cosa sta succedendo? Oggi abbiamo visto che insomma lei è un po' rincuorata, un po' bacchettata, come è giusto che sia. No, io penso che Giulia è una bella domanda, che Giulia abbia tanto da dimostrare. Il brutto di queste giocatrici che gli si vede tanto, però non si manifesta. Ci sono sempre quelle giornate in cui, perché è capitato che lei abbia fatto anche belle partite, anche a Carrugate lei è stata decisiva. Su queste giocatrici che non vivono di tante certezze, cioè devono capire che il giorno dopo è un giorno ancora più importante, perché è il giorno della riconferma. Altrimenti si può attribuire quell'evento come un fatto occasionale nella media. Quindi oggi Giulia Ridolfi ha fatto qualcosa di importante, penso che abbia fatto qualcosa in più rispetto alla media. Adesso dobbiamo vedere se Giulia Ridolfi contro Broni parte da questa base per fare meglio o parte da questa base per fare peggio.